Al giorno 336, raga, 1000 V-Bucks, tanta tanta roba. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Kino e oggi vi insegnerò a farmare quanti più V-Bucks possibili, raga. Ebbene sì. Per prima cosa, sia che avete un telefono Android, sia che avrete un telefono iPhone, la cosa che vi consiglio di scaricarvi subito è questa applicazione qui, Companion for Fortnite. La troverete sul vostro rispettivo store. Cercate bene l'immagine, quella divisa in quattro che vi sto facendo vedere io con in alto a sinistra la classificazione delle armi, in alto a destra, oddio, una mappa, in basso a destra il lama e in basso a sinistra la nuvoletta. Cercate questa immagine, scaricate questa applicazione e io vi insegnerò come guardare. È bene ricordarvi, raga, che ogni 5 ore e mezza le missioni su Salva il Mondo si aggiornano e cambiano, quindi di conseguenza pure le ricompense delle rispettive missioni cambiano. Ci sono giorni in cui troveremo una marea di V-Bucks e giorni che magari ne troveremo molti, molti meno. Ma andiamo a vedere nella pratica. Se noi andiamo a cliccare su Mission Alerts e Daily Lama, vedrete che ci aprirà quattro schede in pratica, che sono i rispettivi mondi di Fortnite Salva al Mondo. Abbiamo Pietralegno, abbiamo Tavolaccia in ordine, poi Vallarguta e poi Monte Spago. Come vedete, vediamo anche tutti i livelli di tutte le missioni, perché noi tra queste ricompense ovviamente ci interessano quelle che danno i V-Bucks. Scorrendo la lista notiamo già che a livello 46, quindi a Tavolaccia, è la prima. E abbiamo già 35 V-Bucks da poter farmare, raga. Molto easy easy. Chiunque di voi abbia raggiunto Tavolaccia può benissimo farsi questi 35 V-Bucks. Poi, scorrendo la lista e salendo già di livello, a livello 70 ne abbiamo altri 35. E infine, a Monte Spago, ovviamente a Monte Spago pagano 40 V-Bucks a missione, ce l'abbiamo al 94. Questa applicazione, raga, è in collaborazione con Storm Shield One, il sito che anch'esso vi rivela le ricompense delle missioni, eccetera, eccetera. Ma in più con quest'arma cosa potremmo fare? Con questa applicazione potremmo andare a controllare anche le nostre cooldown. Quindi in questo caso vado a mettere il mio nickname e vediamo che abbiamo tipo ancora 8 allerte, 3 allerte per i gruppi e 4 per le storm. Quindi abbiamo 8 missioni di V-Buck fattibili, perché noi possiamo arrivare a un massimo di 10 al giorno, però se considerate che è una missione minimo da 30 V-Bucks, mediamente facciamo, per 10 sono già 300 al giorno. In più abbiamo magari la ricompensa giornaliera, magari la ricompensa del registro, magari gli scudi antitempesta. Che ogni difesa scudo ricordiamo che è da 100, tranne quella finale che ne è da 150. Insomma, raga, Salva il Mondo ci riempie di V-Bucks. E ora vi faccio vedere nel vero mondo come poterle trovare. Eccoci qua, raga. Abbiamo detto che abbiamo una missione al 94 e io vedo anche che è un cavalca al fulmine perché l'applicazione fa vedere anche l'immaginina della rispettiva missione. Quindi noi apriamo Monte Spago, andiamo più o meno nella zona 94, cerco cavalca al fulmine, eccola qui, 40 V-Bucks. E questa è già una. Poi ne abbiamo un'altra a livello 70 a Vallarguta, quindi cambiamo mondo, andiamo a Vallarguta. Andiamo nella zona 70 che sappiamo è in fondo. È una categoria, una tempesta di categoria 3 al 70. Eccola qua, 35 V-Bucks. E infine, abbiamo un'evacua e rifugio al 46 a Tavolaccia. Quindi la zona 46 a Tavolaccia, più o meno, eccola qui. Ecco qui anche la missione, 35 V-Bucks. Quindi per questo ciclo di 5 ore e mezza abbiamo totalizzato 40, 35, 35, 70, sono 110 V-Bucks già, solo in questa mattinata, raga.
Dunque, belli miei, io il consiglio che vi do è di cercare di fare quante più missioni di V-Bucks possibili, di raggiungere anche zone di livello alto in modo che possiate usufruire di tutte le missioni disponibili giornalmente. Ci sono giorni che anche mettono 5-6 missioni alla volta in cui ci sono V-Bucks, raga, quindi notate, cercate di stare sempre attenti alle ricompense di tutte le missioni e appunto vi consiglio di scaricarvi l'app che vi sto facendo vedere per iPhone o per Android. Oppure di visitare il sito Storm Shield One dal vostro computer, raga. Ci tengo a dire che queste due applicazioni non mi stanno pagando per fare questo video, sono io che voglio esporvi a voi metodi più funzionali. E soprattutto posso farvi vedere io cosa mi sono comprato con questi. Considerate che io non ho mai speso un euro su Fortnite, a parte comprarmi Salva al Mondo. A parte comprarmi Salva al Mondo, io non ho mai speso un euro. Però mi sono anche shoppato qualche lama con i V-Bucks che ho ottenuto, più o meno queste sono le skin che io ho. Più o meno questi sono gli zainetti, anche se non tendo a comprare tante cose. Più balletti io in generale. Balletti e skin. Per il video di oggi è tutto, raga. Io spero di essere stato quanto più chiaro possibile. Se ci fossero domande, siete liberi di farle qui nei commenti. Cercherò di rispondervi a tutti. Lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video e ci vediamo domani con un prossimo video. Bella a tutti!